Ciao a tutti ragazzi, qui a Weto Weto! Simone Pacello, una crisi di identità! Siamo finalmente oggi tornati un nuovissimo video, anche perché di vecchi video ne faccio più e oggi... Siamo tornati con del With It, stai al gioco! Infatti ho avuto la possibilità di registrare a Bari delle incredibili puntate che, piccolo spoiler, non finiranno qui. Del With It che va in onda dal lunedì al venerdì sul 9 alle ore 20:30. E nel caso comunque vi foste persi anche le mie altre puntate, trovate tutte le puntate su Discovery, vi lascio anche il link qui sotto in descrizione. E molti comunque mi avete scritto che non siete riusciti a vedere la puntata, quindi siccome Howard offre un servizio gratuito di intrattenimento e solo per questo dovreste iscrivervi al canale, anche perché dobbiamo arrivare ai 2 milioni di iscritti, ve la posso anche qui su YouTube. Avevo pensato di fare la reaction, però poi ho pensato, del With It è già la reaction a quello che sta succedendo, quindi praticamente sarebbe venuta fuori una roba dove io continuavo a ripetere le stesse cose che dicevo in puntata. Buon divertimento. Lo abbiamo invitato a del With It perché ci piacerebbe che commentasse uno scherzo come commenta i suoi video. Benvenuto ad Awed. Mamma mia, sono qui per mettere in difficoltà tutti, sai quanto adoro commentare qualsiasi cosa. Quindi questo qui è il mio pane. Però la cosa differente è che questa volta il concorrente ti sentirà. Giochiamo. Una simpatica coppia di ragazzi si appropinqua verso il ristorante. Prendiamo loro. Prendiamo loro, bravo Baldo, portali a tavola. Ciao ragazzi, prego. Bravo. Sono tra pochissimo da voi. Grazie. C'è grande confidenza, saranno amici. Se questi sono migliori amici, ecco. Amici, sì, migliori amici. Allora, con chi dei due vuoi giocare? Oddio, guarda, a simpatia ti dico che vorrei giocare con lui, il ragazzo col codino che mi ricorda un po' Roberto Baggio in età adolescenziale, quasi. Beh, ma qua uno sprizzerino. Carla, giochiamo con il ragazzo con il codino. Ciao ragazzi. Salve. Lascio un po' d'acqua. Grazie. Vi rubo qualche minuto, vi va di fare un assaggio di prodotti oleari? Perché stiamo scambiando... Solita scusa, Awed, sai, l'assaggio di olio, vi portiamo di là. In realtà, uno dei due in realtà lo assaggia l'olio, che alle 4 è proprio... Orario d'olio. Avrete per il disturbo un buono da 20 euro da consumare qui da me. Vabbè... allora, come dire di no? Eccolo che Olè. Subito, pronto all'attacco. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Come ti chiami? Christian. Christian. Ho visto un sacco di tuoi programmi. Grazie, quindi... grazie, grazie. Ma il programma che ti è piaciuto di più è? Del With It. Bravo, è lui, no, ma è letto. E allora ti domando, stai al gioco? Come no? Certo. Sai quanto puoi vincere? Fino a 2000 euro. Fino a, bravissimo, bravissimo. Quali sono le regole? Dai, spiegaci. Allora, dovrò ascoltare. Bravissimo. E dovrò quindi... fare delle cose. Intrattenere, esatto, sì, diciamo... Perfetto. Matteo. Ah, Matteo, che legame vi unisce? Siamo amici da una decina d'anni, praticamente. Perfetto. Hai ragione. Allora, Christian, Matteo non ti deve scoprire. Ok. Ti ricordo solamente che se c'è un motivo per il quale tu non vuoi andare avanti, basta che tu dica. Non so il gioco. Da tutto. Va benissimo. Ottimo. Bocca al lupo. Crepi al lupo. Ciao ciao. Dai, ciao. Mi sta troppo simpatico. Anche a me. Una. Oh, una sauna. Una sauna. No. Allora, Christian è a tavola, c'è già Matteo. Vediamo innanzitutto, come al solito, se Christian ci sente. Christian, se mi senti, toccati gli occhiali. 20, mio te. 20. Christian, ti anticipo e anticipo agli telespettatori che stiamo per fare una candid in omaggio al nostro ospite Awad. Primo livello, 100 euro. Ascoltalo e stai al gioco. Allora, inserisci nel discorso le parole che ti stiamo per dire. La prima parola che devi dire è mosquitos. Che fastidio, i mosquitos. Ne hai un buon ricordo. Ne ho ancora qualcuno in giro, secondo me. Ma qua si sta bene. E in Alto Adige invece stavano un sacco di mosche. Ma non è proprio Africa. Ma moschito sono zanzare, non sono mosche però. Sembrava tipo Africa, tipo mosquitos, proprio a ripetizione le mosche, terribile. Io andai però, in quelle parti. Solo in alcune zone. Mayday, Mayday, questa nuova parola. Bellissima molto. Là andavamo trovati con il... l'intervento del soccorso sulla montagna, zi, Mayday, Mayday, aiuto, aiuto. È vero, ma era italiano. È la montagna dei famosi quella, esatto, che ha fatto lui. Vabbè, lascialo fare. Vabbè, fra, io comunque... questo weekend, però, la latrina è successa, fra. Caio,
che ricordiamo essere un isolotto, però in spagnolo. A me il weekend comincia da mercoledì, non sono tornato a casa da mercoledì. Voglio vedere il Caio con Trentino, come lo va a ubicare, come lo ubichi il Caio? Cioè, non che io ho deciso che dovevo andare, mi sono trovato... Proprio Taglio Caio. Situazione. Ma non Taglio Caio, no. Sono a casa un paio di volte, ma ho dormito perché è sempre fuori. Weekend top. Esordisci con un Robinson Crusoe. Crusoe. Che è passato. Sì. Alla Robinson Crusoe, praticamente. Crusoe! L'ha detto anche peggio di me, che era difficilissimo. Feste alla grande. Bravo, Christian. Primo livello superato. Tu che devi fare? Ma non lo so. Non lo so. Secondo livello, 200 euro. Ascolta Awed e sta al gioco. Allora, perché... tutte le volte che ti diciamo uomo in mare, devi fare la faccia di uno che sta affogando. Uomo in mare! È perché dovremmo andare a mare. Sì, da quando sono tornato alla montagna mi si tappano le orecchie. Scusa, mica stai in altura. Come non stai in altura? Quando stavo su. Zio, mi si uomo in mare. Buono, stai in a me quando... Ma io mi sento male. Ma questo che si stappa le orecchie. Io mi sento male. Scusami, ma devi far finta di soffocare, capito? Devi soffocare. Quando andai in aereo mi successe. Uomo in mare con la tosse. Ora devi prendere la forchetta e strofinarla forte, come se stessi accendendo un fuoco con dei legnetti. Cioè, bro, no. No, ti devo far vedere una cosa. Tu hai presente quando accendono tipo il fuoco? Sì. Che fanno questo? Dio, che fastidio, sembra quasi le unghie sulla lavagna. Non con le forchette, però tipo con il materiale. Digli che una volta ci sei riuscito ad accenderlo. Una volta ci sono riuscito. Con un cucchiaino e con un coltello da pesce. Tipo pietra cucchiaia, però. Però è più adatto il coltello da pesce per fare questo. Vero, eh? Non so nemmeno come è fatto con quello pesce. Componente... Non lo so se metallo più... Come si chiama quello? Un po' sul nero. Bravissimo, Christian, secondo livello superato. Credo, però non lo so. Oh bro, non trovo il gruppo nostro, sì. Pronti a giocare con il terzo livello. 500 euro. Ascolta Awed e stai al gioco. Oh, ma dobbiamo ordinare. Sì, è morto. Devi rivelare a Matteo che hai letto che stanno per girare un reality su un isolotto pugliese. Dei non famosi devono sopravvivere su un'isola deserta. Comunque, sai una cosa, mo ti stavo dicendo, domenica noi andremo a Torre Saracena. Lì dove stiamo noi, vicinanze, c'è un isolotto dove gireranno tipo un reality sopra quell'isola. Il nome del reality è l'Isola dei Dispersi. Una volta mi trovai su una spiaggia con Carla e stavano facendo un reality, però erano inglesi. Sì, no, questo l'Isola dei Dispersi si chiamerà. Ma c'è? Fra. In forma, ho letto però. Su internet. Così dimagriamo. Digli comunque che partecipare a un reality è sempre stato il tuo sogno sin da bambino. Male, incassato. No, comunque io da un sacco di tempo che avrei voluto partecipare un reality, una cosa. Sì, io lo farei. Sai quale farei? Quello delle coppie temptational. È arrivato. Ma io da quando sono piccolo proprio, da bambino. La grande fratello. Chiedigli chi ha vinto l'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Dopo no. Ma l'Isola dei Famosi invece chi l'ha vinto? Googla un po'. Non mi ricordo. Vedi. L'Isola dei Famosi chi l'ha vinta? Awed. Awed. Credo che sia uno youtuber, uno che fa ridere. Io ci sto pensando a fare quello, l'Isola dei Dispersi, zio. Ah, ma non lo youtuber. No, a parte gli scherzi, no, veramente. Adesso quando arriva il cameriere ordina un pezzettino di cocco con del riso cotto male e motiva la tua scelta dicendo mi sto preparando per il programma. In caso io vado. Sì, ma se tu tipo vai... Allora, ragazzi. Che prendete? Okay. Io uno spritzo, sicuro. Dopo questo olio. Riso e cocco con lo spritz scende con piacere. Perfetto. Tu lo spritz ce l'avevi? Solo lo spritz. Però solo spritz. E poi mi porti un po' di cocco con del riso, però non ben cotto. Cotto male. Non sto capendo. Un po' male. Un cocco con il riso. Con riso scotto, praticamente. Riso scotto. A me no, Devo allenarmi a mangiare male. Vedo se è possibile. Ah, per l'Isola di Famosi. Posso così? L'Isola di Dispersi. Grazie. Mo mi inizio ad allenare. Sì, tanto scotto, anzi è difficile che ce l'hanno cotto. Scotto vuol dire che è più cotto ancora. No. Scotto è quando la pasta si scuoce, è perché l'hai cotta troppo. Al dente quando l'hai cotta poco. Scotto vuol dire che è come la hai ragione.
Ora devi spiegare al tuo amico che il produttore del programma TV viene spessissimo nello stabilimento dove siete. Tu vuoi incontrarlo praticamente a tutti i costi per dimostrare lui che sei un concorrente all'altezza. Io sono venuto in questo posto perché ho saputo che sta venendo spesso qui il tipo che dirige quel programma, l'Isola dei Dispersi. E quindi, zio, ancora hai capito? Mo' anche vedendoci a mangiare il riso sotto, il cocco. Confessagli anche che ti stai allenando da settimane con gli atteggiamenti da reality. Che mo' mi sto pure allenando, eh? Sì. E ti vedo che stai bene. No, sto allenando con tutti gli strumenti che si usano nel reality. Ecco perché prima ti ho fatto vedere il fuoco, la cosa. Ora grida, l'isola mi ha cambiato! L'isola mi ha cambiato! Mi ha cambiato. Fra, tu lo stai bene? Sono deciso. Stai cambiando, Fra. Sono deciso. L'isola mi ha cambiato! Ma se non si asciutta ancora? Fra. Terzo livello superato, bravo Cristian. Quarto livello, per 1000 euro ascolta Awed e sta al gioco. Alla tua destra c'è una ragazza seduta al tavolo. Al mio via, rubale la collana e indossala. Ci vorrebbe una collana tipo quella che ha quella ragazza, sì. Vai. Sarebbe la collana da leader, ovviamente. Qua dovrei. Qua la dobbiamo fare. Vai, ruba e torna al tavolo, vai. Ehi, sì, la prendo. Cioè, col buono, aspetta, sì. Scusa un attimo. Posso? Scusi, che stai facendo? No, un attimo, un attimo. Mettila al collo e urla che la collana del leader è finalmente tua. Ma male, sembra normale. Questa è la collana del leader. Sono mia. Io il leader di settimana. Io sono il leader della settimana. Sei immune. Sono immune, zio. Quella collana l'ho comprata io, scusi. Non so che dire. Ma è normale. No, no. Zio, tu sei nomination. Tu sei nomination, ma è il numero uno. Scusa, vieni, vieni qua, parliamo un secondo, che evidentemente... Ehi, lui intanto ci sta non provando. Non ha diritto di parola. Sei in Fritz. Cioè, ma Fritz. Io vado a chiamare Fritz, qualcuno. Sta mischiando un po' di reality. Fritz. Che dice? Chiedi il confronto davanti al falò. Ma cos'è, una scusa per approcciare? Cosello, dobbiamo chiamare il confronto davanti al falò. Non possiamo parlare. No, io vado a chiamare quella. Mi piacere, bro. Tu sei la talpa. Tu sei la talpa. Ma che sei bevuto? Tu sei la talpa. Per ora l'acqua è l'olio. Ma io vado a chiamare qualcuno. Deve ancora arrivare lo spritz. Aspetta, che mo la risolviamo. Vieni un attimo. Scusa. Pisi, non c'è niente da risolvere. Stai tranquillo. Sì. Poi te la darò anche a te. No, quando ti dicono stai tranquillo, è lì che ti devi preoccupare. Stai tranquillo. Sta per entrare un uomo vestito molto bene. È il produttore TV. È lui, zio, è lui. Quando arriva il cameriere, tu arrabbiati. Tu avevi chiesto il cocco, non l'ananas. Fagli una scenata in pieno stile reality. Dagli del falso. Dai, Cristian, facci sognare. Il cocco. Scusate, ragazzi. Si deve allenare. No, hai detto l'ananas. Alzati infuriato. No, ma io l'ananas non lo voglio. Grazie. Tu sei un falso. Senti, sei un falso. Era finito il... Se mi dici, io ti dico cocco e tu mi porti l'ananas. Sei un falso. Ehi, stai tranquillo che sta così stasera. Però no, che stai così, oh. Ragazzi, questo è il che l'ananas. Scusate. Cioè... Lo mangio io, Fran. Cioè, lo mangio ma io. No, ma sei pensando? Oh, è il cocco, ma mi dovevi portare. Ho capito, ti sto dicendo. Zio. Non era possibile. No, zio, zio. Oh. Ti sono fermato. Zio, dai. Non nominare mia madre. In vano. Però ti prego, non nominare mia madre. Urla, urla, mai più. Mai più. Senta. Mai più. Io chiamo la polizia, molto calma con i toni. Per piacere. Mai più. Vabbè, questo è facile. Bravo. Io vado a chiamare qualcuno, ragazzi, non è normale. Chiama chi vuoi! Non è per niente normale una cosa del genere. Mia madre non è un'ananas! E voglio il cocco. Mia madre non è un'ananas! Ma da dove gli è uscita? Sto male! Cinque steps me l'hanno andato, bro. Chiedi come sono andato? Sì, grosso, zio. Com'è andato? Giustamente, tutto questo per esagerare. Ti guardava il produttore? Non mi sta guardando, mi sta guardando. Tu dici di no. Ora fatti sentire dal produttore. Digli che sei perfetto per un reality. Ha visto come sono bravo? Ha visto. Bravo che, scusi? Lei è il produttore. L'isola dei dispersi. Bravo.
Non sono da reality. Ha fatto solo un casino. Ma io l'ho fatto proprio per lei, per questo me. È reality. Ora prendi dallo zaino le cose che ci ti abbiamo dato. Ci scusi. Che mi scusi? Cioè, questi lo fanno apposta. Però andate a fare pure un Scrivi sul foglietto la parola cameriere, poi brucialo e buttalo ai piedi del produttore dicendo nomino il cameriere. Così, così, lì ho così. Un gesto di stizia. Questo è il numero, se lascia. Cristian. Non gli prende. È il conto di vento. C'è vento. Però tu non hai idea di gelato che c***o sta combinando? Oh, ma ci sta cambiando. Nomino il cameriere. No, non hai capito. Che nomina? Il cameriere. Ma qual è la mia nomination? Voglio. La nomination. Motiva anche la tua nomination. Di che non avete legato. Non ho legato con quel cameriere. Vabbè, va. Senta, chiedo scusa, può venire un secondo? Che sta solo dando fastidio. Ma non sto dando fastidio. Scusi, è un momento di disagio. Mai più! Mai più. Scusate, scusate. Non tutti possono fare TV, mi sembra evidente sta cosa, A me, mi vuole prendere a me la lavorare. Vabbè, arrivederci, arrivederci. Hai capito subito? Perché? Zio, tu stai tranquillo sulle persone, vuoi vedere, vedi che mo è andato al bar, quello mo torna e mi prende, sicuro. Che ti vuoi giocare? Quarto livello superato. Volendo tu potresti già andare a casa con 1000 euro in tasca. Basta che tu ci dica non sto al gioco. Altrimenti ti gratti la fronte, io capisco che vuoi giocare con il quinto livello, quello che vale 2000 euro. Ma se non lo superi torni a 500 euro. Ci pensi un attimo? Ma lui è arrivato dopo che lui... Che vuoi fare? Ti fermi qui o andiamo avanti? Bravo! Quinto e ultimo livello. Per 2000 euro ascolta Awet e sta al gioco. Comunque lo volevo il cocco, zio. Comunque dovevi... il cocco ci sta. Adesso torna il produttore. Tu ascoltalo e accetta la proposta. Giusto per chiarire, no? Ma tu, il tipo di programma L'Isola dei Dispersi, hai capito che programma è? Sì. C'è una coppia di amici affiatati, stanno su un'isola da soli, completamente nudi e se la devono amici affiatati. Noi siamo amici da... E io non ho visto, visto solamente uno fare tanto casino. Vabbè, ma solo oggi. Perché ma solo oggi. Si sta tirando indietro. Ehi, dillo che tu faresti tutto quello che faccio io. Guarda, può fare... Dillo. Può fare... Sì, dipende dalle... Vabbè, zio. Sì, però, vabbè, sì. Per noi siamo pronti. Guarda, il programma è molto particolare. Nel caso, se proprio vi interessa, vi propongo per il casting, però parlate tra di voi. Sì. Ora devi convincere Matteo che tu e lui siete una coppia perfetta per l'isola dei dispersi. Però c'è una cosa che dovete fare. Dovete spogliarvi e mostrarvi al produttore che non temete l'imbarazzo. Mo, zii, sai cosa dobbiamo fare? A questo gli dobbiamo far vedere che noi non ci imbarazziamo. Tu le pensi che gliel'hai già dimostrato? No, zii, qualcosa anche... Vi dovete mettere in mutande tutte e due, lì, per far vedere che non vi imbarazzate. Se lo fanno, guarda. Come, zii, ci dobbiamo mettere in mutande? Fra... Senza togli... Non me le fra... Senza toglierci le mutande. Fra, senza... Tu non si pensano a... Cristian, hai un minuto di tempo per convincere Matteo a rimanere in mutande. Sappi che il minuto è già partito. Sì, a me. Ce l'hai le mutande? E me allora le possiamo sfogliare, zio. Sì, vieni, vieni. Ma bevi, bevi, bevi. Hai capito? Dice, mi porta avanti, bevo, così l'inibizione scende a zero. Passa qua, corri. Sfidati di me, sfidati. Quello ha detto, parlate un attimo. Ci sfogliamo. Ehi, vieni, anzi, corri. Corri, vieni. Muoviti, dai, vieni. Sfogliati. No, no. Dai, corri. Muoviti! Togli tutto, dai! Sì, stai tranquillo, fidati di me! Zio! Dai, dai, 20 secondi, fagli togliere i pantaloni, vai, dai! Dai, non ci preoccupo! Dai, dai, zio, dai! Dammi uno scomodo! Togli tutto, zio! Vieni qua, vieni! Sono in mutande, non ci sto credendo! Al ristorante! Non ci sto credendo! Ma che mutande ha? Adesso accetta tutto quello che ti dirà il produttore. Possiamo chiudere questa fossa, gentilmente. Innanzitutto fedetevi, ragazzi, che qua... Mettiti la collana. Mettiti la collana. Mettiti la collana. Ti abbiamo vinto. Per l'isola dei dispersi, questo è d'oro. Voglio anche un amico come lui. Sì. Sicuro? Con quelle mutande? Forse un po' meno, guarda. Sei in televisione, quello che vuol dire. Ti hai fatto vincere a lui 2000 euro! Siete su De Lui Disse! Ragazzi! È una candid camera! Ti
sei fai la piroetta? Dai, te la dici, non è possibile che del genere, non è possibile. Ma voi siete complici. E comunque in mutande in TV c'è finito lo stesso. Lo stesso. Fai la piroetta, ti sei. Sono vinto 2000 euro. Bravo. Tornate ma rivestiti, grazie. Eccolo! Oh, volevi andare in televisione, ci sei finito? Sì. Comunque io sono Howard, comunque, è il dubbio. Ora che ho capito. Fai anche ridere. Anche. Ascolta, hai vinto tu 2000 euro, ma che facciamo? Gli offriamo uno spritz. Ma come? No, dividiamo. Bravi, mandalo in nomination subito. Sì, ci facciamo una bella vacanza. Bravissimi, ragazzi. Ragazzi, bravissimi. Grazie a voi, ragazzi. Grazie. Ciao, ragazzi. Sono dei dispersi. E scusami, se ti dovessero chiedere di partecipare a Deal With It, la tua risposta sarà? Mai più. Ciao. Ciao ragazzi. Speriamo che con quei 1000 euro una mutanda nuova. Quindi ragazzi, questa qui era la mia partecipazione a Deal With It. La prossima sarà giovedì 10 dicembre, quindi non perdetevi assolutamente la puntata. Fatemi sapere con un commento qui sotto se volete che vi porti altre puntate di Deal With It qui sul mio canale. Qui dal quartier generale di Awe Dove Dode è tutto. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao.